Salve, buongiorno a tutti. Abbiamo dato il benvenuto alla nostra sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Buongiorno, buonasera. Beh, siamo molto contenti di essere qui, diamo il benvenuto alla Anne Hidalgo, la sindaco di Parigi. Aspettiamo anche la segretaria nazionale Schlein. Credo che sia un pomeriggio molto molto importante, perché avere degli ospiti di così grande rilevanza politica dalle città più importanti d'Europa qui per parlare di ambiente, di inclusione sociale, di sviluppo sostenibile. È molto importante, perché i sindaci rappresentano la voce dei cittadini e sono i politici più vicini ai cittadini. Quindi Firenze oggi è teatro di iniziativa politica e culturale di grande qualità, e siamo felici di avere la sindaca di Parigi per la prima volta da sindaca qui a Firenze. Sindaco, lei, il programma che ha enunciato sembra un po' un programma politico, potrebbe essere il suo programma come candidato alle europee? No, io non penso a me, io credo che dobbiamo fare un lavoro di squadra. Stiamo lavorando per creare un movimento paneuropeo di sindaci progressisti, attenti ai valori dell'ecologia, della giustizia sociale, e abbiamo parlato di questo oggi pomeriggio con il sindaco Hidalgo, ed è, sarà il tema proprio di oggi al Teatro Niccolini. Ricordando una persona speciale, un grande fiorentino, che aveva l'Europa nella testa, nel cuore, che è David Sassoli. I giovani ci chiedono grande impegno sull'ambiente e noi vogliamo essere un po' la loro voce.